Presentate oggi il report annuale di CGIL, quali sono i dati più interessanti o che balzano più all'occhio? Diciamo che per la prima volta abbiamo anche buone notizie in un territorio come questo. Non c'è soltanto la tenuta demografica, il risveglio dell'occupazione, la tenuta del sistema impresa che comunque ha superato 2 anni di pandemia. Un turismo che ha ripreso vigore e che, nonostante il blocco del turismo russo, ha saputo recuperare e sicuramente quest'anno si andrà a superare addirittura il periodo pre-pandemia. Sicuramente quelli che sono i punti positivi dell'anno appena passato non nascondono gli elementi di fragilità del mercato del lavoro imperiese. È vero che l'occupazione è cresciuta più che nelle altre province, ma soprattutto negli ambiti in cui l'occupazione spesso è più fragile, è meno retribuita e ha un'intensità di lavoro inferiore. L'occupazione femminile è cresciuta molto, ma anche qui sempre in ambiti precari e meno retribuiti. Da qui purtroppo esce anche il dato negativo per quello che riguarda le pensioni nella provincia di Imperia, che sono inferiori in media del 25% rispetto alla media regionale. Sicuramente gli oltre 200 milioni territorializzati dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza per questa provincia potrà sicuramente, se utilizzati opportunamente e entro i tempi stabiliti, invertire la rotta e dare sostegno a tutta una serie di attività stabili e permanenti di cui questo territorio ha particolarmente bisogno. Fulvio Fellegara, il suo collega, parlava ovviamente delle note positive di questo report, ce ne sono però purtroppo ancora diverse con il segno meno. Beh, chiaramente noi abitualmente presentiamo il nostro report, ormai è un appuntamento annuale e conoscete tutti perfettamente, così come lo conosciamo noi, gli elementi di fragilità di questo territorio. Su questi c'è bisogno di lavorare, su questi c'è bisogno di investire. Dobbiamo purtroppo ricordare come questo territorio abbia il tasso di disoccupazione più alto della Liguria e il tasso di occupazione più basso della Liguria. Sono in questo caso due record negativi che ci portiamo dietro da tanto tempo. Abbiamo altri elementi di fragilità come i livelli di istruzione sul territorio, l'abbandono scolastico più alto del nord Italia, che porta e produce poi un lavoro molto spesso dequalificato. Le principali assunzioni fatte sul territorio nello scorso anno sono per qualifiche basse, per qualifiche per le quali sarebbe sufficiente la terza media. Quindi il lavoro è precario, è fragile e poco qualificato. Sono tutte caratteristiche che fanno di noi un territorio difficoltoso. Se su questo aggiungiamo il carico da 90 delle infrastrutture che mancano, dei collegamenti che mancano, abbiamo fatto una combo perfetta che richiede dei massicci interventi. Ci sono poi le questioni sociali. Abbiamo un grado di povertà, un tasso di povertà molto elevato. Il reddito di cittadinanza è il più alto della regione Liguria, sia in termini di valore assoluto, quindi significa che i nostri percettori sono i più poveri della Liguria, sia in termini di numero di usufruitori, quindi abbiamo un numero di poveri più alto, ad esempio, di province più grosse di noi come Spezia e Savona. E l'ultimo tema, non posso non parlarne, tema dei migranti. Nel nostro report è fatta un'analisi molto dettagliata. Si scopre che le nazionalità più presenti sul nostro territorio sono quella albanese, quella rumena, con una netta presenza di lavoro femminile, di manodopera femminile, legata all'occupazione delle colf e delle badanti, che ovviamente si spiega col tasso di anzianità del territorio. E allora mi viene da dire che mentre qualcuno grida l'uomo nero, la componente migratoria di questo territorio è prevalentemente europea, donna, cattolica, bianca, quindi l'esatto opposto di quello che uno si aspetterebbe. Sono tutti temi importanti su cui bisogna lavorare, fare informazione, fare cultura. Noi iniziamo oggi il nostro percorso congressuale, a partire dalle prossime settimane faremo assemblee in tutti i posti di lavoro perché la CGIL va a congresso. Alle nostre proposte affiancheremo l'analisi del territorio, quindi sono i dati che porteremo su ogni posto di lavoro, su ogni lega dei pensionati. Chiaramente per ognuno di questi argomenti la Camera del Lavoro è in campo con delle proposte.
e con un contributo pensiamo di poterlo dare, sarebbe giusto essere ascoltati, sarebbe giusto insomma lavorare per migliorare questi dati.